Buonasera, benvenuti a Terzo Tempo, il rotocalco del lunedì in onda sul canale 16 del Digitale Terrestre con Blue Star TV in tutta la Puglia e in diffusione mondiale con lo streaming di www.bluestartv.it. Buonasera agli ospiti di questa puntata e cominciamo dal capitano dell'Enel Basket Brindisi, Claudio Ondoia. Buonasera. Benvenuto in trasmissione, grazie. Bentornato in campo soprattutto, non vedevamo l'ora. Un saluto a Pino Giove, che rappresenta intanto se stesso per la sua grandissima passione per la pallacanestro, nota a tutti quanti frequentano il Palapentassuglia, ma perché è l'uomo di Jobet, uno degli sponsor più importanti che accompagnano l'Enel Basket Brindisi, la New Basket Brindisi, in questa bellissima avventura in Serie A. Un saluto a coach Antonio D'Amore, a Francesco Guadalupi, gli altri padroni di casa, in regia come al solito Alessandro Mauro, alle camere Ennio Brogna e Adolfo De Vitti. Siamo pronti per cominciare questa puntata che abbiamo aperto con un canestro incredibile, tanto per cambiare, di Jonathan Gibson, l'ultimo canestro della partita, con l'aiuto della tabella, del tabellone, e facciamo commentare a te quello che ha combinato ieri Jonathan Gibson, intanto 29 punti e 32 di valutazione. Non è una novità, vuoi dire? No, non è gran novità, è quello, è il nostro giocatore di riferimento, è in quei momenti lì è lui che deve prendersi quei tiri lì, magari in questa circostanza qua è stato anche un po' infortunato, però lui ha quel talento per mettere questi canestri, per cui nulla da dire. Gibson meritava la sigla d'apertura, ma quest'Enel che batte nel giro di pochi giorni, prima il campione d'Italia della Monte Paschi Siena e poi Cantù, ma che Enel è? È una Enel veramente che ha grandi attributi, grande cuore, perché non vinci sicuramente con i campioni d'Italia, sono due squadre di Eurolega, sono veramente fisici e tosta a giocare contro una squadra così, e contro Siena veramente in condizioni precarie, proprio senza rotazioni, senza niente, in sette. Ieri ci siamo stati anche comunque noi della panchina a dare una mano, aiutare la squadra a vincere contro Cantù, che veramente sono una signora squadra. Le hai provate tutte quest'anno, in campo, fuori, in panchina, in attesa, non hai fatto la Coppa a Milano, giocando sarebbe stata per te una bellissima partita contro Sassari. Che cosa si prova da capitano con la responsabilità di essere il leader carismatico della squadra a disertare alcune partite e poi a tornare in campo segnando 8 punti, battendo Cantù? Tante sensazioni, Claudio. Sì, no, è un po' la storia della mia vita, no? Quando ritorno, ritorno sempre più forte di prima. Meglio per anche, noi. Anche l'anno scorso è stato così, è veramente a stare fuori capisci magari tante cose, di cosa ha bisogno magari di più la squadra e hai modo anche di pensare, anche in primis per me stesso, cosa sbaglio, cosa non sbaglio. E fortunatamente siamo riusciti a vincere questa partita per noi importantissima, al di là che comunque era contro Cantù, poteva essere anche contro un'altra squadra. Battere Cantù è ancora più soddisfacente, no? Perché sai, batti una squadra che comunque ha fatto finale scudetto, sempre la Eurolega, serve per il morale, è bellissimo. Andiamo dall'altra parte, perché Pino Giove, come dicevo, è l'uomo delle scommesse. Jobet è lo sponsor che campeggia palesemente sulla maglia indossata da Capitan Claudio Ondoia e dai suoi compagni in rappresentanza del basket brindisino. La curiosità che ti chiedo subito, intanto com'era quotata Brindisi contro Cantù, questo è ovvio naturalmente, Pino. La quota di ieri per la partita contro Cantù era alla pari, nel senso era quotata alla stessa maniera sia la vittoria di Cantù che quella di Brindisi. Questa è una bella soddisfazione, io credo, per il capitano e i ragazzi. È una sorpresa perché forse noi sminuiamo anche le nostre forze, ma la nostra squadra è molto ben quotata, molto ben considerata a livello nazionale. E dirò un qualcosa che forse rimarrà più di qualcuno sbalordito in merito alle quote. Tant'è vero che per le previsioni di vincente del campionato, cioè lo scudetto, dello scudetto, lei nel Brindisi è molto ben quotata, addirittura davanti a Roma. No, allora bisogna dare uno sguardo a queste quote, diamo, perché siamo tutti curiosi allora di sapere come possa essere quotata per lo scudetto una matricola che si chiama Enel Basket Brindisi. Allora, innanzitutto sembrerà pure strano un'altra cosa fino a un certo punto. Quotata prima di tutto è Siena, poi c'è Milano, terza è Varese. Brindisi attualmente, dopo la vittoria di ieri e la sconfitta di Roma, c'è stata una variazione di quota. È scesa da una considerevole quota di 150 a 100. Quindi un euro per vincere nei 150. Dopo la vittoria di ieri, ripeto, contro Cantù, siamo scesi con le quote a 100.
ed è sesta come classifica, è data come quota, come sesta quota. Quindi noi stiamo davanti a Roma, Venezia, ovviamente davanti a Bologna, e Reggio Emilia è quotata per ultima, è data 300 contro 1. Puoi commentare, capitano? No, non commento. È bello, sentire questi numeri qua. Però, sono curiosità molto divertenti. Sono curiosità, come hai detto tu, solo curiosità divertenti, niente di più. Però dà la considerazione che i tecnici, quindi sono persone che capiscono di basket in maniera profonda, hanno grandissima considerazione della squadra di Brindisi. È vero, noi dobbiamo puntare a salvarci, però credo che un'altra vittoria, due al massimo, saremo salvi in maniera matematica, e poi credo potremmo fare qualche altra considerazione per la classifica. Questa è una responsabilità che credo che i nostri beniamini hanno, ma in cuor loro sicuramente la pensano una cosa. Va bene, e adesso è venuto il momento delle prime valutazioni tecniche. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi il capitano Claudio Ondoia a rappresentare tutto il gruppo dei ragazzi dell'Enel Basket Brindisi. Contiamo di avere coach Piero Buchi non nella prossima puntata, perché quasi certamente non andremo in onda, perché incombono le elezioni, caro Claudio, e come il rituale televisivo prevede e richiede, il lunedì qui come altrove sarà dedicato proprio alla diretta elettorale. Quindi nella puntata successiva, guarda caso quella che si riferirà alla partita in casa con il Banco di Sardegna Sassari, dovremmo avere con noi, grazie alla disponibilità del presidente Nando Marino, coach Piero Buchi. Antonio, come è andata ieri sera? Una partenza che sembrava mortificante, perché Cantù aveva imposto immediatamente i diritti di una classe presumibilmente superiore, ma come diceva il capitano, il carattere, lo straordinario carattere dei ragazzi dell'Enel è stato determinante. A te. Come diceva qualcuno, non è importante come si inizia, è importante come si finisce. E Brindisi ha finito bene questa partita. È stata una partita nella quale sicuramente ci siamo divertiti, una partita in cui i ragazzi di Brindisi hanno ancora una volta, semmai ce ne fosse di bisogno, dimostrato cosa sono capaci di fare, soprattutto sotto il profilo caratteriale, della forza morale, dell'orgoglio. La cosa che mi piace evidenziare è che ancora una volta è stata la vittoria del gruppo, anche perché molti avranno notato che sicuramente giocatori del calibro di Scottie Reynolds oppure di Antoine Robinson o di Viggiano sono stati un pochino in ombra, e quindi tutti gli altri hanno dato una grossa mano all'esito finale della partita, che è quello che tutti sappiamo, che ha visto Brindisi vincente. Quindi a conferma del fatto che si parla veramente di squadra, di gioco corale. E anche quando diciamo i principali terminali offensivi, comunque i giocatori che solitamente detengono i maggiori possessi di palla, tutti gli altri sono pronti anche partendo dalla panchina. E secondo me è stato proprio questo, oltre a una buona difesa su situazioni di pick and roll, a contenere appunto i pick and roll avversari, soprattutto l'apporto dato dalla panchina, che ha determinato la vittoria di Brindisi. A conferma del fatto che quando la panchina dà il suo apporto, non soltanto in termini difensivi, ma anche in termini offensivi, qui abbiamo il nostro capitano che appena rientrato ha fatto 8 punti con 1 su 1 da 2 e 2 su 3 da 3, lo stesso Jerry Grant che ha dato un grandissimo contributo in termini di presenza nel pitturato. E poi anche, devo dire, Formenti, pur non avendo segnato, è stato una gran difesa, il classico pitbull in difesa. E poi anche, io direi, Robert Fultz, che ha portato ordine in attacco nel momento in cui ce n'è stato di bisogno, anche se il buon Robert deve ovviamente migliorare le sue percentuali di tiro libero. Grazie per queste prime valutazioni tecniche. Tocca a Francesco Vadalupi per il suo esordio in questa puntata con due incarichi. Il primo, dirci come sta andando a Pesaro, tra Pesaro e Siena. Vedo il parziale 42-38 per la formazione marchigiana ed è un risultato fino a questo momento abbastanza sorprendente, Francesco. Beh sì, comunque è meritato. Pesaro ha chiuso i primi 20 minuti sopra di 7, 36-29, sin dal primo minuto è stata avanti, una buona pallacanestro. Siena probabilmente sta pagando la solita stanchezza che abbiamo sempre detto un po' dell'Eurolega. Sono 4 punti, sta riuscendo a recuperare, sappiamo Siena poi alla lunga... 2 minuti alla fine del terzo. Riesce sempre poi a trovare le forze per rientrare in partita e
naturalmente Pesaro sono due punti importanti, questa gara è molto importante, sicuramente ci metterà oltre al cuore la tecnica e tutta la voglia di vincere. Il secondo incarico ben più importante per lo studio stasera è quello di valutare la prestazione del capitano. 8 punti, ma analiticamente come? Mentre Alessandro Mauro ci mostrerà ancora le immagini dedicate proprio alla prestazione, 12 minuti in campo ieri sul parquet del Parapentassuglia, di Claudio Ondoia. Francesco? L'ha detto Antonio, ha messo quelle due triple importanti, poi quel movimento tornando indietro sul piede perno in allontanamento, è stato veramente un bel canestro, poi c'è stata la sospensione di Trinchieri perché Brindisi stava ritornando in partita. Pochi minuti, 12 minuti, perché sappiamo, rientrava dall'infortunio, probabilmente il coach non l'ha voluto rischiare, da subito ha fatto la voce grossa, Claudio, questo è il canestro da 3 punti, si è fatto sentire, ma l'abbiamo detto anche in sua assenza, dopo le Final Eight, la Final Eight di Coppa Italia, l'assenza di un giocatore come Claudio che può giocare da 2 da 3. Questo è il movimento che hai descritto, veramente sì, eccezionale. Eccolo qui. E andare anche a marcare i numeri 4, un giocatore sicuramente importante per la squadra brindisina. E ieri Bucchi lo ha dimostrato proprio schierando più volte anche i 4 piccoli e un lungo, quintetti atipici, per cui un giocatore importante, così come importante è stata tutta la panchina a disposizione di Bucchi, lo stesso Formenti che ha dato il suo contributo, Fulz che nonostante gli errori dalla lunetta comunque ha dimostrato il solito carattere, ha messo anche Grant nelle condizioni di mettere dentro dei palloni importantissimi. Una buona partita, durante l'intervista con Bucchi ho chiesto proprio questo, ho detto una vittoria del gruppo, ma probabilmente qualche merito, qualche complimento di più va a Gerai Grant che ha fatto uno schiaccione incredibile, l'ho visto e rivisto più volte anche a replay. Il passaggio non era dei migliori, l'alley-oop che ha provato Fulz, ma lui ha preso la palla da dietro arrivando con i gomiti forse sul livello del ferro e ha schiacciato in una maniera incredibile, ero proprio lì sotto, veramente una bella partita. Intanto Claudio adesso ci rifà in studio il gesto, che dici? Lì per quelli che non lo sapessero, era il gesto dell'Aquila dell'Albania. Ovviamente. Semplicemente per quindi ricordare l'orgoglio di appartenere a quella collettività, a quel paese. Sì. Diciamo che io sono uno dei più fortunati del mio paese, ringrazio Dio sempre per le possibilità che mi ha dato, ringrazio sempre l'opportunità che ho avuto qua in Italia, perché ne hanno avuto in pochi, per quello che ricordo sempre dove sono venuto tutto qua. A proposito di ricordi, io ho scomodato Roberto Guadalupi, che è l'enciclopedia, per non dire Vangelo, sarebbe un po' sacrilego, del basket e del calcio dal punto di vista statistico, dei riferimenti storici, delle cifre, e Roberto Guadalupi ha messo insieme per Terzo Tempo, per me e per noi e per Claudio Ondoia alcuni appunti, perché non so se neanche lui ricorda quante volte ha giocato contro Brindisi, te lo ricordi? Un po', però non so di preciso vedi? Allora attenzione a questa immagine guardabile io... no, datemi lo studio con Claudio, perché è bellissimo che lui rida di se stesso. Adesso vi spiego un po' di cose, ecco, questo di profilo, di fronte. Qui siamo nel 2006, 19 marzo, la partita in Via Eccellenza è Prefabbricati Pugliesi Brindisi Sant'Antimo con Ciccio Ponticello, tuo allenatore. Claudio aveva il numero 18 sulla maglia, i capelli un po' diversi da come li vediamo oggi, e in quell'occasione Brindisi vinse nettamente 89-66, attenzione a questi riferimenti, Claudio segnò 2 punti. E questa è la griglia, la grafica di tutte le prestazioni contro Brindisi di Claudio Ondoia. Meglio con la maglia di Brindisi che con il contro, no? Direi. In Lega 2, 11 dicembre 2008, Scafati, e qui purtroppo una sconfitta per l'Enel, Scafati Enel Brindisi, 66-59, in questo caso il coach era Franco Gramenzi, e Claudio realizzò 9 punti, in squadra c'era Busca, Cantone, Davis, Davison, Eli Antonio, Guadagnolo, Lensley, Salvi e Santa Rossa. Al ritorno a Brindisi, altra vittoria di 3 punti di Scafati contro l'Enel, che era il 29 marzo del 2009, e Claudio realizzò 10 punti, migliorando di 1 punto. C'era Bartocci in panchina. E poi l'altro campionato di Lega 2, 10 dicembre 2009, quando
Brindisi stravinse veramente, ottenne la promozione diretta, vinse in casa con Iesi 99-80, coach Vanoncini, Stefano Vanoncini per te, esatto, in prima battuta, e Claudio realizzò 6 punti, ma fu strepitosa, letteralmente strepitosa la prestazione in terra marchigiana, perché l'Enel vinse 101-72, era il 1 aprile del 2010, coach ancora Bartocci, Claudio realizzò 7 punti. In quella partita, lo ricordiamo benissimo io e Francesco perché eravamo in diretta televisiva, l'Enel ottenne una sorta di lascia passare per la Serie A, perché mentre vinse nettamente a Iesi, clamorosamente Sassari perse in casa con Latina, destinata ad una chiara retrocessione, e questo spianò la strada verso la promozione, che poi si concretizzò in quella meravigliosa festa di Scafati, proprio a Scafati. Queste cifre ti dicono nulla? Avversario di una squadra che oggi è la tua casa, la tua città, ed hai un rapporto meraviglioso con Brindisi. Sì, no, il rapporto è veramente stupendo. Ma vogliamo rivedere quella fotografia? No, la foto è... la foto è Alessandro, vai, sei autorizzato da capitano. La foto è veramente incredibile. Madonna mia. Vabbè, sei autorizzato a ridere. Il rapporto con la città, con i tifosi, che è quello comunque mi interessa di più, no? È veramente speciale. E penso che loro si identificano in me, io mi identifico in loro, e abbiamo questo legame... stupendo. Poi ovviamente che questo i risultati aiutano, no, a migliorare il legame col pubblico, con la città. Per adesso sta andando tutto bene, non posso essere più felice di così. Allora facciamo una cosa, ti regalo questi appunti da parte mia, da parte di Roberto Guadalupi. Attenzione qui, questo gesto verso il pubblico, intanto la grande soddisfazione e la gioia. Sono immagini che hanno un preciso significato per te, ogni volta che finisce una partita. Sì, è bene, Claudio. Ho detto, ho un legame speciale, specialmente con 2 o 3 persone nella curva che ringrazio sempre, poi mi sento durante la settimana con loro, è un rapporto al di fuori della pallacanestro, per cui è un rapporto bello e spero che continui per tanto tempo. Io ho impiegato un paio di ore per ritrovare quelle fotografie nel mio milionario archivio, perché è inesauribile. Se vuoi ti regalo anche quelle immagini. La foto, minimo la foto. Molto bella, molto bella. Uno sguardo ai risultati di questa 4ª giornata di ritorno in Serie A, che è andata benissimo per l'Enel Basket Brindisi grazie alla vittoria con Cantù 69-65, ma ecco il quadro completo dei risultati. Una delle partitissime di giornata, Sassari-Venezia, si è conclusa con la nettissima vittoria degli isolani 108-84, davvero imbarazzante per certi versi, almeno sul piano numerico. Varese-Bologna hanno vinto quelli della Cimberio per 78-61, Avellino-Cremona con gli Irpini che ritrovano anche con la nuova conduzione tecnica qualche speranza e qualche risorsa in più, soprattutto dal punto di vista psicologico. 93-81 sulla Vanoli Cremona. Biella battuta ancora in casa, questa volta da Trenkwalder Reggio Emilia 72-65. Larghissima vittoria di Montegranaro su una Juve Caserta in ulteriore difficoltà in senso assoluto 97-76. Brindisi Cantù, lo ricordo, 69-65. La partitissima in serata in diretta televisiva con Rai, Acea Roma, Emporio Armani Milano, hanno vinto i milanesi di Sergio Scariolo 79-66. Vedremo qualche immagine più in là nel corso della trasmissione grazie alla diretta di Rai Sport e commenteremo quello che è successo nel Palatiziano. E ricordiamo che si sta giocando, Francesco, ci vuoi dare un aggiornamento? È finito il terzo quarto, 54-41 più 13 per la Scavolini, uno strepitoso Stipcevic, autore di 21 punti con 13 su 14 dalla lunetta. Insomma, Siena rischia di cadere nelle Marche questa sera, vedremo quello che succede. Ci sono ancora 10 minuti, però penso che a questo punto, se Pesaro riesce ad abbassare il ritmo, la vedo molto dura. Prende positivo, molto positivo per Pesaro. Sì. Classifica dunque in testa Cimberio Varese con 32 punti dopo la vittoria molto netta su Bologna di ieri, inseguita, meglio tallonata, dal Banco di Sardegna Sassari con 30 punti, Siena, se non dovesse vincere questa sera a Pesaro, rimarrebbe a quota 26, seguita da Cantù, Milano e Roma con 24 punti, un terzetto è a quota 20, quello composto da Umana, Reyer Venezia, Enel Brindisi, Trenkwalder Reggio Emilia,
che praticamente si contendono e si contenderanno, almeno sulla carta, un posto nei play-off. Juve Caserta più staccata, meno 4 con 16 punti, ancora più sotto Bologna e Cremona con 14, Montegranaro che respira con 12 punti in classifica, Avellino 10 dopo la vittoria, in fondo ci sono proprio Pesaro e Angelico Biella con 8 punti. Cosa ci dice questa classifica? Lo chiediamo proprio a coach Antonio D'Amore. Io insisto nel dire che c'è un sostanziale equilibrio, probabilmente qualcosa si sta incominciando già a delineare per quanto riguarda la zona bassa e in particolare per quanto riguarda Pesaro e Biella, anche se devo dire che Pesaro ha cambiato molto in corsa con l'avvento di due grossi giocatori tipo Rok Stipcevic, il playmaker che stava a Milano, e Kinsey, un giocatore che vanta un glorioso passato nell'NBA ma da protagonista e che ha giocato anche in Grecia, ad Atene, precisamente nell'Olympiakos. Quindi parliamo di un giocatore di elevato tasso tecnico, di grossa caratura. E, dalla partita che stiamo vedendo ritengo che a Pesaro questi cambiamenti abbiano giovato molto, infatti sta vincendo. Vedo abbastanza male Biella che stenta a riprendersi e che langue nell'ultimo posto in classifica. Avellino ha cambiato anch'esso molto, non soltanto giocatori ma anche staff tecnico. Cesare Pancotto adesso il nuovo allenatore e pare che insomma la nuova cura, per così dire, sta sortendo qualche effetto positivo. Lo stesso dicasi per Montegranaro, anche se la situazione societaria non è delle migliori, e lo stesso dicasi per Caserta, dove c'è qualche problema sulla falsariga di Montegranaro. Dal punto di vista societario purtroppo le cose non stanno molto bene. Ecco, però sono squadre agguerritissime che quando scendono in campo ovviamente scendono per vincere, quindi a mio avviso nessun risultato è scontato. Tutto qui. Tutto qui. Chiederei a Pino Giove, che rappresenta il mondo delle scommesse con Giobet, sponsor dell'Enel Basket Brindisi, quali indicazioni si possono trarre dalla partecipazione degli scommettitori? Quello delle scommesse è un mondo prevalentemente calcistico, sì. Ma avete notato che attraverso il basket ci sia stata una sorta di variazione dell'attenzione nei confronti delle scommesse, Pino? Ma per quanto riguarda le scommesse in genere, il giocatore è orientato maggiormente sul calcio. Magari nella città di Brindisi c'è un po' più di attenzione per il basket, però sarà una cosa casuale o forse per scaramanzia il brindisino gioca contro Brindisi. Secondo me è solo scaramanzia. Grazie. Io credo che sia solo per scaramanzia, perché poi il tifo nel palazzetto si vede che è tutto portato a sostenere questa grandissima squadra che sicuramente avrà un risultato finale strepitoso, io ne sono convinto. Parliamo di coach Piero Bucchi, come facciamo normalmente con i nostri ospiti, lo abbiamo fatto con Renato Nicolai, con Santi Puglisi, con i tuoi compagni di squadra, con lo stesso presidente Nando Marino, però il parere del capitano è il parere del capitano, senza ombra di dubbio. Con la complicità di Alessandro Mauro adesso vediamo quanto e come caratterialmente coach Piero Bucchi abbia veramente una straordinaria forza in campo, sul parquet, come è successo ieri proprio contro Cantù. Le sue reazioni talvolta sono incontrollate e incontrollabili, anche se la compostezza è una delle qualità del tecnico, ma qui proprio no, Claudio. Poca compostezza lì, pochissima. Qui, questa è l'eccezione che conferma la regola. Vuoi commentare, Claudio? È molto sanguigno, è molto sanguigno e si mette, sembra che gioca anche lui veramente. Ci tiene tantissimo, vive proprio molto intensamente. Seguiamolo in questo atteggiamento, perché va sul campo, credo, vive a chiedere agli arbitri, ma che cosa ho fatto mai? Cosa avrò combinato mai? La decisione di del tecnico, attribuirgli il tecnico, sì. Ovviamente è stato quando gli arbitri hanno fischiato l'infrazione di passi a Jeff Bruce. Esatto. E quindi il pubblico insomma ha avuto una reazione abbastanza veemente, ma anche lo stesso Bucchi, insomma, povera bottiglia, hai visto Antonio? Ha avuto una reazione abbastanza forte nei confronti dei ladri. Io l'ho vista quell'infrazione, secondo me c'erano effettivamente. Questa è la telecamera nascosta, potrei dire, di Alessandro Mauro, che non perde alcun frangente, alcuna occasione particolare, proponendoci poi queste clip in trasmissione che ci offrono elementi di riflessione, di giudizio, di considerazione, in questo caso nei confronti del coach. Il rapporto con questo allenatore, Claudio, tu e tutti i tuoi ragazzi di squadra, i tuoi compagni. Come
potete aver capito in questi un anno e mezzo, due quasi, è molto esigente. Certo. Molto esigente, non lascia veramente, non lascia neanche niente in allenamento che nessuno si distragga, che abbia pause o cose del genere. Molto, molto professionale, lavora duro veramente all'allenamento, gli allenamenti sono molto intensi, però penso che poi alla fine i frutti si vedono nelle partite, specialmente quando abbiamo possibilità di allenarci tutti insieme, di fare allenamenti intensi durante la settimana, poi come in questa partita qua, non siamo magari riusciti a attenzione, fare... qui andiamo verso lo spogliarello assoluto, perché prima via la giacca, cravatta, fra un po' vedremo il peggio. Non siamo riusciti a fare una partita come magari riusciamo di solito in casa in attacco, però con l'intensità in difesa siamo riusciti a tenere Cantù a 65 punti dopo averne preso il primo quarto 20. Esatto. Per cui, 20 a 16 nella prima frazione, esatto, per l'esattezza. Parliamo ancora di te. Abbiamo visto nelle tante immagini che scorrono o alle nostre spalle o sul monitor in onda non so come definirlo, uno striscione, tutto il resto è noia. Tu sai che è un modo di giocare, di scimmiottare una celebre canzone, tutto il resto è noia, dell'altrettanto celebre Franco Califano. Ecco, queste valutazioni, queste considerazioni così particolari da parte dei tifosi, ti danno, eccolo qui. Come al solito, telepaticamente, Alessandro Mauro è pronto a darci soddisfazione. Che cosa rappresentano per te questi giudizi, questi atteggiamenti da parte dei tifosi? Hai già detto che hai un rapporto speciale con questa città. Al di là del rapporto speciale, rappresentano molto, nel senso che capisco l'importanza che ho, comunque il punto di riferimento che posso essere per il tifoso, per i miei compagni, per la società e tutto il resto. Mi riempie di orgoglio, no? Mi riempie di orgoglio che comunque persone che stanno intorno a me credono in me e mi rendono così importante e mi fanno sentire le responsabilità che ho. Poi sentiremo anche il parere di Claudio, ma con Francesco vorrei valutare proprio il ruolo di Claudio, del capitano, al di là degli aspetti tecnici, tattici, anche fisici. Fortunatamente restituito in gran forma. Basta, ti prego capitano, basta. Il ruolo di Claudio dal punto di vista proprio psicologico, spesso si parla dell'uomo leader, della sua leadership in campo e fuori, talvolta si è arrivati a dire allenatore in campo, ecco un giudizio su questo versante, poi andremo in pubblicità per la prima pausa di questa puntata di Terzo Tempo. Francesco. Diciamo che il carisma di un giocatore carismatico serve in campo, a volte sai, chiama a sé i compagni, per cui li carica, non è il fatto dell'allenatore in campo, magari dal punto di vista psicologico, certo, dai ragazzi, certo, non mollate, poi va da Gibson, come può andare da incoraggiare Grant, lo stesso Fulz che a volte magari sbaglia qualche cosina, per cui lui è il collante non tra dirigenza e giocatori, ma tra tifosi e giocatori, perché più volte è andato sotto la curva a incoraggiare, a chiedere a tutto il palazzetto di far sentire, per cui il ruolo del giocatore che serve, in ogni squadra serve, fortunata per noi è Claudio, non perché un americano magari come Gibson trascina tutto il palazzetto con le sue giocate, però il giocatore che dentro e fuori dal campo si fa sentire serve in ogni squadra e brindisi a Claudio. Prima di andare in pubblicità voglio ricordare ai nostri amici telespettatori che ci seguono o in televisione o attraverso lo streaming che possono interagire con noi, e Caterina Cozzolini è pronta a prendere nota dei vostri interventi, dei vostri messaggi, soprattutto nei confronti del capitano Claudio Ondoia. Le coordinate da considerare come al solito sono quelle telefoniche e telematiche, il numero è 345-09-48961 per i vostri sms oppure per le mail eventuali, redazione Brindisi, @bluestartv.it. Prima della pubblicità, la cosa più brutta e più bella che hai detto in campo durante una partita a un tuo compagno di squadra? Se mai è accaduto, naturalmente. No, non mi piace dire brutte parole al mio compagno perché non sai mai come possono sarà reagire. Sarà scappata nel momento, una parola dura, o quantomeno un incoraggiamento tosto di quelli che lasciano il segno. Ma se ci fai caso cerco sempre comunque di essere positivo all'interno della partita, poi magari qualche parola ci può scappare dopo, però penso che... Con calma, c'è tempo. Sì, no, però veramente quando si gioca penso che comunque essere positivi il più del tempo sia proprio profittevole. Va bene, pubblicità, ci vediamo tra pochissimi minuti per la seconda parte di Terzo Tempo con Claudio Ondoia, Pino Giove, naturalmente coach Antonio D'Amore e Francesco Guadalupi. A tra poco. Eccoci ancora insieme, Terzo Tempo come ogni lunedì, tranne il prossimo lunedì perché ci sarà spazio per la
per le indicazioni che emergeranno dalle urne, dunque diretta elettorale ovunque nelle televisioni locali. Torniamo alla partita vinta dall'Enel Basket Brindisi con Cantù, che bolletta Cantù, Foxtown Cantù, è una serie di sponsor, poi parleremo di sponsor a proposito, perché Pino Giove rappresenta qui, dal punto di vista delle aziende locali, una spalla importante per il sodalizio bianco-azzurro. Vediamo adesso, montate da Alessandro Mauro, alcune immagini molto particolari. Io comincerei da Grant, perché questo ragazzo merita un incoraggiamento, messo sotto accusa, poco considerato, con qualche deficit da recuperare, ma ieri è stato veramente molto bravo e ce lo diranno soprattutto il capitano e i nostri tecnici in studio. Vediamo un episodio particolare, la schiacciata che Francesco Guadalupi commenterà da par suo, per sottolineare anche le qualità atletiche. Intanto è rimasto appeso mezzo secondo, Claudio, è vero, a differenza di quello che è successo a Milano. Dai Francesco. Qui così rende di più l'idea, se vedi l'alley-oop, il passaggio è molto dietro, vedi dove arriva Grant col gomito sul ferro, da dietro, le mani sono quasi sull'angolo del tabellone piccolo e schiaccia. Allora, visto velocemente non fa effetto, visto al replay si vede proprio il pallone che viene dato non proprio preciso, quasi al limite del ferro, ma va a schiacciare in una maniera incredibile. Ma anche eccolo qui, guarda quanto salta. Così come dopo vediamo anche l'ultimo canestro di Gibson, quello che abbiamo visto in apertura di trasmissione. Scusa, aspetta Francesco, perché volevo chiedere a Claudio, questo atteggiamento di Jurai Grant, con le mani sollevate, sono rimasto appeso poco questa volta, mi sembra, è vero Claudio? Perché poverino è stato mortificato lì a Milano, io non so, il criterio di valutazione, vive il regolamento, cioè esiste, va applicato. Ma credo che in una kermesse, se non di festa, come poteva essere la Final Eight di Coppa Italia, ma in un contesto particolare, anche si potesse soprassedere, vero Claudio? Sì, non aveva un fisso che non aveva senso, perché comunque, a parte che secondo me non è neanche stato appeso più di tanto, è stato appeso il giusto per recuperare l'equilibrio del corpo e scendere, tutto qua. Va bene, l'altro gesto importante è quello di Jonathan Gibson, e non solo per il canestro a tabella con un pizzico di buona sorte, ma per un aspetto veramente straordinario. Guardate queste immagini rallentate da Alessandro Mauro per cogliere quello che si chiama elevazione incredibile. Questo non è sufficiente, con le immagini dall'alto abbiamo quelle dal basso e abbiamo soprattutto il rallenti. Francesco, tutte e due queste immagini. Sì, anche qui ecco, vedi le gambe, quanto stacca da terra, visto e fatto velocemente il movimento non rende l'idea, ma grazie ad Alessandro che ha ripreso e poi al rallentatore segue tutto il movimento passo passo. Guarda. Ma dove va? Quanto sale Francesco? Continua a salire. E va a sfidare, ora non so se fosse Tyus o Tabu, comunque Tabu era. Tabu. Che comunque un giocatore che salta, ma è andato almeno 10 cm, 15 cm più su delle mani di Tabu, quindi Brindisi atleticamente dei giocatori veramente incredibili. Esplosivo. Fisicamente, Claudio, è vero? Sì, è un giocatore esplosivo, di talento, ha un mix, specialmente in attacco, ha un mix incredibile di potenziale pazzesco. 29 punti, 32 di valutazione, ancora una volta top scorer, eppure leggo attraverso i siti nazionali che arrivano pagelle contraddittorie, perché sbaglierebbe troppo. Io dico semplicemente una cosa, che in qualunque situazione si vinca o si perda, genio e sregolatezza, come amiamo definirlo, questo ragazzo è sempre protagonista. È chiaro che se uno tira 100 volte e segna 50 punti, altre volte sbaglia, questo è un discorso percentuale, ma come quanto incida sulle sorti di una partita ce lo spiega coach D'Amore. Decisamente, lo ha detto anche Claudio prima, è un grosso punto di riferimento, perché chiaramente in attacco è uno dei principali terminali offensivi, però c'è da dire che lui è bravo anche, io ho sempre detto una cosa di Gibson, più 8 intanto, più 8 Pesaro, 1:48, vai. Lui è bravo anche a passare la palla, perché lui non detiene sempre i possessi, quando può la passa e la passa anche bene, su situazioni di pick and roll lui ha dimostrato anche di saper passare la palla, sulle penetrazioni, allora quando arrivano gli aiuti difensivi, lui ha dimostrato anche di saper passare la palla sugli scarichi, cioè è un giocatore secondo me che si sta col passare del tempo anche affinando maggiormente dal punto di vista offensivo. Certo, è uno che costruisce per sé, costruisce anche per gli altri, la sua specialità è il palleggio, arresto e tiro, che è un fondamentale che secondo me sa fare in maniera
veramente magistrale. Io prima ho visto lì, notavo che la difficoltà e la bravura nella sua esecuzione sta nel fatto che all'uscita dei blocchi lui... Tu hai dato uno sguardo a questa immagine. Alessandro, ci fai rivedere questa incursione con scarico su Simons, se non ho visto male, schiaccione finale, qualche istante prima, eccola qui. A te Antonio, vai pure col commento. Dicevo che la sua bravura è quello di seguire il movimento, il fondamentale del palleggio arresto e tiro. E notavo una cosa in quella clip che hai fatto vedere, all'uscita dei blocchi lui senza alcun movimento di aggiustamento si trova con i piedi già fronte a canestro e fa partire questo tiro in sospensione. Sospensione che è un vero e proprio galleggiamento in aria, lui galleggia in aria e poi c'è un altro coefficiente di difficoltà ancora più elevato dettato dal fatto che fa partire questo tiro in sospensione in allontanamento, in fadeaway come direbbero oltreoceano. E se c'è la possibilità di vederlo ancora, tu vedi il rallentatore come lui arriva già fronte a canestro, con i piedi fronte a canestro, e questo è un dettaglio fondamentale molto ma molto importante, perché qualora non arrivasse con i piedi già fronte a canestro ma verso la linea di fondo, lui avrebbe bisogno di un movimento di aggiustamento e quindi perdere una frazione di secondo che a quei livelli, a questi livelli lo danneggerebbe moltissimo, perché darebbe la possibilità al suo difensore di recuperare su... Comunque è impressionante l'elevazione, adesso non lo so. E poi se tu noti, proprio in questo momento, il tiro in sospensione, che è un vero e proprio galleggiamento, in arretramento, in allontanamento, in fadeaway, che ti posso garantire è di un coefficiente di difficoltà davvero notevole. Davvero notevole. La domanda è, questo ragazzo ha evidentemente margini di miglioramento. Ci appelliamo alla saggezza e alla competenza del capitano. Quanto può crescere ancora Jonathan Gibson? Secondo me può crescere molto a livello di comprensione del gioco, dei momenti del gioco. Quando magari deve fare la filosofia autentica proprio. Quando deve fare un tiro lui e quando deve farlo fare agli altri. Secondo me lui quando imparerà a fare quello potrà essere un giocatore NBA. Non gli manca niente sia fisicamente che di talento. E, sai, la gente, magari anche i critici, si lamentano che magari difende poco ogni tanto, queste cose qua, no? Però secondo me lui sceglie i momenti proprio della partita in cui vuole difendere veramente, e con quelle gambe lì può fare ciò che vuole. Può difendere una volta si diceva con quella bocca puoi fare ciò che vuole. Abbiamo cambiato tutto. Faccio come Grant, alzo le mani. Cominciamo con i contributi per entrare ancora di più nel dettaglio tecnico di quello che si è visto ieri tra Brindisi e Cantù, ed è venuto il momento di ascoltare i due allenatori, a cominciare da quello bianco-azzurro, Piero Bucchi, al microfono di Francesco Guadalupi. Coach, una vittoria sudata ma meritata, 40 minuti di lavoro intenso soprattutto in difesa, costringendo gli avversari più volte al tiro affrettato. Abbiamo fatto veramente una buona partita con grande attitudine difensiva, frutto di una settimana finalmente a ranghi completi. Era un mese abbondante che non riuscivamo ad allenarci come dovevamo, con continuità. L'abbiamo pagato sicuramente in alcune partite precedenti, però nel complesso la squadra, devo dire, hai ragione, ha fatto una buona partita, difensivamente buona, e siamo riusciti a vincere una partita dura contro una squadra di Eurolega, non dimentichiamolo, quindi siamo ovviamente contenti perché abbiamo vinto con Siena, squadra di Eurolega, Cantù, squadra di Eurolega, quindi siamo ovviamente particolarmente soddisfatti di questi due punti d'oro che sono molto importanti unite a quelli di Siena. Abbiamo visto più quintetti, tre piccoli, due lunghi, quattro piccoli, un lungo, Grant anche da numero 5, una sorta di partita a scacchi contro Trinchieri. Aveva bisogno di molta energia dalla panchina, di grande energia appunto da parte di tutti, e anche la panchina ha dato un buon contributo stasera, tutti quanti molto bene, quindi credo che alla fine la squadra nella sua globalità abbia dato veramente un buon contributo. E detto bene, abbiamo cambiato tanto le carte per cercare di avere sempre giocatori freschi, e direi che tutti quanti hanno risposto al meglio. Vittoria del gruppo, ma se ce lo consente anche il coach, su tutti Gerai Grant al rimbalzo, devastante in attacco e in difesa. Sì, no, Gerai è stato bravo, aveva giocato meno ultimamente perché Simo si aveva fatto partite veramente eccellenti, però Gerai ha messo molta energia e ci ha anche lui aiutato con qualche rimbalzo, qualche schiacciata, qualche canestro fatto sicuramente con grande volontà, e devo dire una serata bella per tutti quanti.
Abbiamo sentito coach Piero Bucchi, però se la regia è con me, andiamo proprio sulla diretta di Rai Sport, perché a 8 secondi dal termine, clamorosamente Milano si è riportata in quota e è a un solo punto da Pesaro, 74-73 in lunetta Sanichize, c'è l'errore, il rimbalzo pesarese e forse c'è il fallo antisportivo, attenzione, torniamo in studio per non esagerare con questo piccolo abuso televisivo, ma era talmente particolare il frangente. Intanto Francesco, tienici naturalmente aggiornatissimi. Dunque 5 secondi da giocare, più uno Pesaro, con un fallo antisportivo commesso da Daniel Hackett, che probabilmente segna questa partita. Allora, torniamo in studio, fra un po' ascolteremo anche coach Andrea Trinchieri, amareggiatissimo, mentre tu hai come contorno televisivo tre volti noti Beppe Bevilacqua, Giancarlo Giarletti al centro, il direttore di Senza Colonne, Gianmarco Di Napoli. Allora, andiamo a sentire coach Andrea Trinchieri, anzi no, ci fermiamo perché nel frattempo segna Pesaro, vedo che Claudio è attentissimo, segna Pesaro dalla lunetta il primo dei due tiri liberi a disposizione dopo il fallo antisportivo, dentro anche il secondo, Franco Del Moro, il presidente, tiratissimo, concentratissimo, e c'è adesso il time out per Siena. È dura gestire una situazione del genere. Meno tre, palla Pesaro. Possesso, è veramente folle immaginare che Pesaro possa buttare alle ortiche una vittoria che poi è pesantissima, attenzione, lascerebbe da solo Biella in fondo alla classifica e naturalmente si rilancerebbe in quota salvezza. Ma d'altro canto, con le novità di cui abbiamo parlato, la formazione marchigiana può veramente sperare di fare molto meglio in campionato e quindi puntare alla salvezza. Non lo dire né a Bucci, anche se Bucci è stato un grande nome nel basket, non dirlo soprattutto al capitano Claudio Andoia. Ma quanto siete scaramantici, Claudio? No, io lo ripeto per la 300ª volta. E basta. Non è questione di scaramanzia, secondo me. Guarda, se non lo spieghi bene, rimando la fotografia di Sant'Anto. Allora rispiego, guarda. No, il fatto secondo me è proprio di raggiungere un obiettivo alla volta, proprio per essere tranquilli e per essere proprio, sai, soddisfatti di qualcosa che non è mai stato fatto prima a Brindisi. Fantastico, veramente fantastico. Obiettivo nostro è quello, veramente, fare quello che non è mai stato fatto prima qua. E poi dopo possiamo parlare di scudetto, di Eurolega, di quello che vuoi. Claudio, seguiamo insieme, 5 secondi a Pesaro, 76 Pesaro, 73 Milano. Credo fallo prima della rimessa, un altro antisportivo, direi che la partita è finita, per cui basta. In cassaforte così, Alexander Rasic, fallo antisportivo. Luca Banchi, è meglio non interpretare il labiale perché chissà che cosa non avrà detto in questi frangenti. Qua il fallo viene considerato antisportivo perché negli ultimi due minuti qualsiasi fallo viene fatto prima della rimessa, prima che la palla venga messa in campo, è fallo antisportivo, per cui adesso direi che è proprio finita. Anche se il cronometro praticamente è rimasto bloccatissimo perché il fallo, come diceva Claudio Doi, è stato immediato sulla rimessa addirittura. Minucci guarda al cielo dopo aver perso a Brindisi, perde anche a Pesaro, ormai è così perché scorrono i secondi, uno, è finita la partita, Pesaro ha battuto di 5, 78-73, la Montepaschi Siena, la grande soddisfazione del presidente Franco Del Moro, e torniamo in studio dopo aver abusato della diretta di Rai Sport. Buon lavoro ai colleghi, tra un po' vedremo le immagini di Roma-Milano, intanto andiamo a sentire coach Andrea Trinchieri. Una partita combattuta fino agli ultimi secondi, probabilmente i troppi canestri sbagliati, più rimbalzi nel finale, poi Tabu non è riuscito a mettere la palla decisiva. Sì, quell'azione è la fotografia del nostro momento, tanta voglia, poco costrutto. Siamo andati tre volte nella stessa azione, completamente liberi. Sicuramente dobbiamo fare qualcosa per coniugare la voglia e il desiderio di reagire a un momento difficile con la compostezza di giocare a pallacanestro. La pallacanestro è uno sport dove la testa è preponderante, quindi va bene avere voglia e foga, però bisogna anche riuscire a controllarle. Coach, in conferenza stampa ha parlato di 24 palle perse, troppe nell'arco dei 40 minuti, nonostante il punteggio basso. No, non,
non si può giocare. 24 palle perse e 8 tiri liberi tirati è una gran cosa, essere riusciti ad avere un punteggio così vicino, così corto, con dei numeri così, sono numeri agghiaccianti. Taius in fase di ripresa non è stato il solito Taius sotto canestro. No, è stato poco lucido, ha fatto 4 palle perse e non ha finalizzato. Mancinelli, qualcuno parla ancora non in forma, sta recuperando, probabilmente la giornata negativa poteva capitare a chiunque. Ma sai, capitava a chiunque, alla fine è sempre la squadra e noi potevamo vincere questa partita con Taius che non era al top e con Mancinelli che non si è fatto vedere molto in attacco. Comunque nel complesso, a parte la sconfitta, parliamo in generale del campionato, Cantù è lì pronto a mordere posizioni per partire bene nei playoff. Ma in questo momento dobbiamo tornare più presto possibile alla vittoria, perché vincere è un'abitudine, ma anche perdere è un'abitudine. Noi dobbiamo scrollarci addosso questo momento negativo. Abbiamo sentito coach Andrea Trincheri, provatissimo, molto scocciato per questa sconfitta a Brindisi. Intanto ho detto un paio di sciocchezze, la diretta non era di Rai Sport ma della 7D, Francesco, è vero? Parlavo di diretta Rai Sport a proposito di Roma e Milano e cercheremo di vedere qualche immagine più tardi. Arrivano delle comunicazioni, delle mail e degli sms. Intanto l'sms di Enzo, buonasera, vorrei chiedere al capitano se per le prossime partite può condividere anche con la curva sud e le gradinate il saluto finale, grazie, in bocca al lupo per tutto. Affare fatto, eh? Non c'è problema. Non c'è nessun problema. 360 sì, gradi, saluto, siamo pronti. Sto anche un quarto d'ora dopo la partita. La vai pure a cena con i tifosi, magari, in pizzeria, problema. Va bene. Francesco De Giovanni ci scrive da Cremona, prima Siena e dopo Cantù, sogno son destro, si chiede grandiose prestazioni e grandissimo orgoglio. È stato bello anche nel forum, con una bellissima cornice di tifosi biancoazzurri. Avessimo avuto anche Claudio Ndoia, saremmo andati oltre. Un grazie a questa meravigliosa squadra. Come vedi, in Italia c'è questo orgoglio di essere tifosi dell'Enel, di seguire questa squadra. Veramente complimenti, Claudio. Andiamo avanti con i contributi, perché è venuto il momento di sentire quello che ci ha detto Roberto Cordella, puntuale presenza nella Pala Pentassuglia di Brindisi, ex giocatore di Serie A, nostro opinionista talvolta, e sempre attento alle cose del basket. Sentiamo Roberto Cordella. Roberto Cordella, un'altra bellissima serata per il basket brindisino. Abbiamo vinto, bellissima, obiettivamente, se dobbiamo essere onesti, molti errori stasera da parte... No, sul piano tecnico, in assoluto. Però vittoria importantissima contro una squadra di quelle che io definisco un gradino sopra la nostra ancora. Non ce ne sono molte nel nostro campionato, perché noi stiamo giocando benissimo, però obiettivamente questa è una squadra strutturata da Eurolega, si vede, una panchina molto lunga, e noi siamo riusciti a vincere due punti davvero determinanti. Penso che ovviamente i dirigenti non lo possono dire, ma noi che siamo tifosi possiamo augurarci davvero qualcosina in più della salvezza a questo punto. Beh, Massimo Ferrarese comincia a parlare proprio di questo, anzi lo chiede al coach. Massimo Ferrarese oggi è un uomo politico in campagna elettorale, può dire ciò che vuole, però insomma, la società ovviamente deve stare con i piedi per terra e fa bene. Ma ritengo possa essere un sogno raggiungibile a questo punto, anche calendario alla mano e prestazioni alla mano. Gibson ha fatto quello che ha voluto, nel bene o nel male, ancora una volta la differenza la fa lui. Sì, io dicevo, se per assurdo lui riuscisse a selezionare qualche tiro in più sarebbe perfetto. Sarebbe perfetto, è un giocatore, guarda, noi siamo stati molto fortunati a potercelo gustare per un anno e mezzo, un anno e qualche partita. È un giocatore che ti riconcilia col basket, indubbiamente. L'ultimo tiro a tabella, in esecuzione assolutamente improbabile. Non so, dalla mia postazione non so se è stato un pochino fortunato anche quel tiro, diciamo. Non guasta. Ma va bene così, dai, va bene così. Cosa significa per la città questa vittoria, la posizione in classifica? Significa innanzitutto davvero, come dire, poter programmare un'annata prossima con grandissime prospettive. Soddisfazione immediata, soddisfazione per i ragazzi, per l'allenatore che lavorano tutti i giorni, non dobbiamo dimenticarcelo.
e che quindi meritano queste soddisfazioni, e per la gente che viene a tifare, insomma, per il tifoso è il corroborante migliore, vincere contro le grandi squadre è fantastico. Claudio, sono stato, abbiamo sentito Roberto Cordella, sono stato in regia dove ci sono due juventini, il terzo sono io comunque, e il quarto è Francesco Guadalupe. Tu per chi tifi? Hai un interesse? Terzo tempo della Juve. Tu per chi tifi? Milanista. Allora, mi di ancora, no, bastano questa fotografia. Alessandro, la ti prego, è impietosa volta. Questa. Però mi parlavano di una grande somiglianza con Ibra. Sì, sì, è vero, è vero. Questa foto poi... Questa è perfetta, il gemello, gemelli mancati, separati alla nascita. Va bene, va bene, va bene. Ricordo ai tanti amici che ci seguono attraverso lo streaming che, come succede da qualche settimana a questa parte, soprattutto per le puntate che contano, quelle della partita con Milano, quella della Final Eight di Coppa Italia a Milano, nel Forum di Assago, avremo la possibilità di rivedere questa puntata di Terzo Tempo attraverso lo streaming del sito di Agenda Brindisi o attraverso Facebook. Quindi tutto il lavoro dello staff tecnico di Terzo Tempo troverà pieno riscontro nella diffusione in piena disponibilità nelle prossime ore, a partire da domani, credo. Una battuta con Pino Giove sull'importanza degli sponsor. L'Enel è uno sponsor prestigioso, fondamentale da un punto di vista economico, ma di certo le risorse locali hanno un peso particolare. Poi andremo in pubblicità, perché Pino Giove, come dicevo in apertura di trasmissione, rappresenta Jobet, il mondo delle scommesse, e dà una grossa mano alla società del presidente Nando Marino. Vorrei che Alessandro Mauro ci rimandasse le immagini che si riferiscono alla presentazione della maglia ufficiale con la quale la New Basket Brindisi è andata in campo nel Forum di Assago, e anche quello è stato un momento particolare, Pino, perché sì, Jobet era e presente, continuerà ad essere a Milano, presente, certamente, sì. Quindi purtroppo questa mia passione mi porta ad affrontare delle spese veramente notevoli, però alla passione non si riesce a dare un freno. Ecco, questa è una maglia bellissima. La maglia. Purtroppo ci con siamo fermati dopo la prima partita. Gibson. Gibson, un giocatore a caso. Purtroppo ci siamo fermati dopo la prima partita. Ma perché non il numero 13 di Claudio Ndoye? Io vorrei sapere perché non il capitano. Devo dire la verità, avrei presentato più la maglia del capitano, perché rappresenta veramente l'essenza della squadra, che è il collante di tutto. Qui con Pino Giove c'è Donato Leone per l'Enel, il rappresentante di Avio, uno degli ultimi sponsor, ma mi piace appunto l'azienda Muccio locale, ma mi piace appunto sottolineare al tempo stesso la passione, l'entusiasmo e la disponibilità economica. Forse di Pino qualcuno Giove non si è accorto, sono da quando Ferrarese ha preso in mano la squadra. Dai primi momenti allora. Dai primissimi momenti noi siamo presenti come sponsor con la squadra di Ferrarese. Ho perso anche il conto. Quanti anni sono che Ferrarese alla squadra? Pensa da 7-8 anni. Io che posso essere il testimone storico di quello che è successo con l'epoca Ferrarese, bisogna risalire almeno al 2003-2004, quando quindi, dapprima solo come sponsor, poi come patron della squadra, e si cominciò con il funesto playoff di Ribera in Serie B, e poi comunque la squadra fu ammessa in B eccellenza. Ma in quel momento, stagione 2004-2005, sì. Francesco, sì, dico sì. Male, dico bene, mi aiuterai, Massimo Ferrarese è diventato il riferimento di questa realtà. Comunque, poi però ci sono tutti i soci che oggi, Bagnato, Campanelli, aiutatemi, sicuramente dimentico gli altri, Perrino, c'è stato un anno e via discorrendo, che danno una mano fondamentale in termini economici. Prego, Pino. Dicevo, c'è stato un anno che eravamo gli unici all'interno del palazzetto a fare da sponsor, forse è stato il primo anno in B2, adesso non ricordo bene, oltre Ferrarese con i prefabbricati. È stato importante crederci in questa struttura, in questa società formata da persone veramente serie, con alle spalle una grande passione, perché senza la passione non si arriva da nessuna parte. Seguendo queste squadre, questa squadra siamo arrivati dove stiamo, in Serie A. Quindi il marchio nostro in particolare, di una cittadina dell'estremo sud, è una scommessa vinta allora, è una scommessa 9 anni vinta. Fa, ci abbiamo anni creduto fa, fin dall'inizio, quindi siamo arrivati veramente in alto, e credo che arriveremo ancora più in alto di dove siamo. Io mi sbilancio sempre quando... perché io parlo da tifoso. Stai scommettendo su te stesso e su questa squadra e su sì, questa realtà. Io sono convinto che faremo i playoff e poi lì ce la giochiamo. Beh, e poi sarà interessante vedere con quali quote Brindisi sarà considerata nei playoff, ma sempre scaramanticamente. Claudio, aspettiamo i punti della certezza matematica
della permanenza in Serie A. C'è la pubblicità, e questa è un'altra certezza naturalmente. Ci vediamo tra pochissimi minuti, avremo modo di sentire altri protagonisti della serata vittoriosa con Cantù, ossia il presidente Nando Marino, proprio Massimo Ferrarese e credo anche il collega della RAI Marcello Favale. A tra poco, pubblicità. Eccoci ancora insieme, ultima parte di terzo tempo, ed è arrivata una mail che devo rigorosamente leggere, perché per la prima volta da quando è cominciato il ciclo di terzo tempo con Blue Star TV, Maurizio De Virgilis non è con noi, è a Milano, a 1000 chilometri di distanza, ma sta seguendo la trasmissione in streaming e dice: ho partecipato a tutte le puntate di terzo tempo e senza togliere meriti ai precedenti ospiti mi perdo proprio la puntata con il nostro capitano Claudio Ndoia. Un saluto da Milano, mi sento un brindisino errante, un saluto a tutto lo staff di terzo tempo. Ciao Maurizio, vuoi salutarlo tu Claudio? So che Maurizio è un grande per tutti, è un punto di riferimento per noi giocatori, veramente. Un grosso punto di riferimento. Fa un lavoro eccezionale, veramente dobbiamo ringraziarlo per quello che fa. E poi anche gli arbitri lo seguono con grande affetto, con grande entusiasmo, perché documenta fotograficamente tutte le apparizioni arbitrali qui e altrove. Ciao Maurizio, ti aspettiamo a Brindisi naturalmente. Io direi che sia venuto il momento di sentire anche le testimonianze di due dirigenti importanti. Il tuo presidente, dottor Fernando Marino, e subito dopo Massimo Ferrarese, perché la soddisfazione e la gioia ieri era veramente palpabile, e vorrei ben dire, dopo aver battuto anche Cantù nel giro di una dozzina di giorni, prima Siena, poi Cantù, di mezzo una brutta sconfitta, quella di Cremona, ma facciamo finta di averla rimossa ormai definitivamente. Claudio, che dici? Ma può essere anche una lezione anche quella, no? Certo, con la brutta partita. Un bagno di umiltà forse. Sicuramente, però posso immaginare veramente i sacrifici che ha fatto il nostro patrono, i sacrifici che comunque sta facendo Nando adesso con questa nuova presidenza. La soddisfazione in loro penso che sia veramente, nessuno di noi lo possa capire veramente. Penso che loro adesso si stiano godendo veramente finalmente questi 1000 sacrifici, anche dopo la retrocessione. Non era facile ripartire, no? Adesso loro, tutti noi siamo al settimo cielo, speriamo di chiudere questa pratica salvezza il più presto possibile. E sentiamo proprio il presidente Fernando Marino, qualche minuto dopo la vittoria con Cantù. Presidente Marino, una perla in più, battere Cantù non è cosa da niente e questa squadra si è regalata un'altra soddisfazione, ma soprattutto l'ha regalata al suo pubblico. Sì, diciamo che adesso col discorso salvezza quasi accantonato cerchiamo di regalarci quante più gioie da qui alla fine del campionato. Una squadra che non finirà mai di sorprendere. Io ero molto preoccupato la partita di oggi perché avevamo ancora qualche infortunio. Formenti abbiamo sciolto oggi alle 3 dopo un consulto medico le riserve per farlo giocare. Quindi, però credo che oggi sia una partita vinta col cuore, con la testa e da un grande allenatore, da un grande gruppo che è il nostro. Senza dimenticare il ritorno in campo di capitan Claudio Ndoia, decisivo in una particolare fase del match. Claudio ci ha chiesto un favore, visto che non ha fatto le finalette vorrebbe fare i playoff, speriamo di accontentarlo. Beh, bisognerebbe che lo desideriate anche voi. Ma ovvio che nello sport si entra in campo sempre per vincere, però ho detto poc'anzi, non dobbiamo esaltarci troppo sulle vittorie, non deprimerci troppo sulle sconfitte, non è retorica, è vero, questo è uno sport che ha bisogno di tanta tranquillità e di tanto lavoro. Noi nell'ultimo mese avevamo lavorato male, qualche risultato negativo si è visto, però adesso dobbiamo ricompattarci e lavorare con grande umiltà, con il rispetto agli avversari. Ora ci aspettano altre due partite difficilissime, Venezia, a Venezia, in casa Sassari che stava asfaltando Venezia, quindi stiamo attenti, non illudiamoci, cerchiamo di regalarci altre belle domeniche. Questa meravigliosa legala vogliamo conservare, forse l'abbiamo conservata, ma ora da qui alla fine del campionato dobbiamo essere sempre all'altezza di questo bellissimo campionato. Tra un po' Massimo Ferrarese, però adesso abbiamo visto un giovane Claudio Ndoia, abbiamo parlato di lui, delle prestazioni contro Brindisi, ma siccome abbiamo un altro ospite, noi amiamo rendere omaggio agli ospiti puntualmente, adesso viene fuori un'altra situazione per immagine che chiederemo a Pino Giove di commentare, perché abbiamo pescato nel parterre del Pala Bentassuglia un tifoso particolare. Alessandro, tocca a te. Ah.
Adesso tu ci devi dire se ce l'avevi con coach Tricchieri, ma non credo perché guardi da questa parte. Con coach Piero Buchi, con gli arbitri o con chi? Non lo sapevo che avessero ripreso. Ce l'avevo con te l'ho detto, abbiamo una camera nascosta nel Parasport. No, ce l'avevo con gli arbitri perché stavano ammazzando la partita. Allora, hanno dato il tecnico a Buchi perché aveva reclamato dei passi così palesi che anche un cieco li avrebbe visti. E poi, insomma, più due o tre fischiate contro di noi, mi sono veramente stizzito. Poi quando si sono avvicinati, ironicamente, li ho applauditi, li chiamavo bravi e così via. Però senza essere mai offensivo. Cerebuk, certo. Ramilli e Gianzanti, gli arbitri di ieri per Brindisi Cantù. Visto che ci sei, vuoi fare una domanda tecnica al capitano? Dal punto di vista tecnico, come accennavo prima, probabilmente in partita, perlomeno lo spettatore, non riesce ad apprezzare quello che il gesto tecnico della difesa. Chi è il miglior difensore? Attenzione, che noi abbiamo? Attenzione, ti esponi anche al giudizio di coach d'amore, però, stai correndo un brutto rischio, Pino, vai. Quindi volevo chiedere appunto a Claudio quanto costa fare il difensore, pur sacrificando, immagino, quella che potrebbe essere la realizzazione del punteggio finale. Partendo dal fatto che comunque la difesa è solo veramente volontà, voglia più che altro, e per cui costa fatica, e tutto quello che costa fatica non la si fa volentieri, no? No? Ma oltretutto credo che la difesa non abbia un numero come il punteggio realizzato. La difesa, è un gesto tecnico che deve essere veramente apprezzato da chi veramente se ne intende. Sì, viene apprezzato molto dagli allenatori e dagli addetti ai lavori, e non viene apprezzato tantissimo dai tifosi, perché non è una cosa che si vede, che si nota subito. Il lavoro oscuro, è il lavoro oscuro che ti fa vincere le partite. Prego, Filippo. No, volevo dire appunto, ieri c'è stato qualche giocatore, Jeff Viggiano, ma lo stesso Claudio, che si sono sacrificati tantissimo in difesa, più di qualcuno ha detto ma Viggiano sta giocando male, però non hanno guardato quello che ha fatto in difesa, ma lo stesso Reynolds ha recuperato una miriade di palloni e li ha distribuiti poi in maniera magnifica. Certo, ogni tanto è andato fuori di testa perché era un po' in debito di ossigeno secondo me, però alla fine se noi vediamo riuscire a tenere Cantù intorno ai 64-65 punti. 65 punti per esattezza. Quante palle ha perso? 24? 24. Ma mica le ha perse perché stava giocando contro... Perché aveva dei mastini napoletani. Ci sono dei motivi. Da Sant'Antimo noi. Ci sono dei motivi. Campani o napoletani che siano. Coach d'amore e poi Francesco Guadalupi su questo equilibrio fondamentale tra difesa e attacco. Non sono tanto d'accordo con Pino quando dice che la difesa non è un qualcosa di quantificabile con i numeri. La difesa si quantifica anche con i numeri, in termini di palle recuperate, ad esempio, in termini di rimbalzi difensivi. Però ecco, il discorso difensivo è sempre legato alla volontà, alla voglia che uno ha di difendere. C'è un discorso tecnico dietro, però... Ecco, quindi ha ragione difesa... Claudio? Sì, sicuramente, però c'è anche un discorso tecnico. Come diceva il grande Elio, la difesa è un 70% voglia di difendere e un 30% tecnica. Ma al di là di questo, la difesa è soprattutto, questo lo dico io, se permettete, una mentalità che non si può costruire nel giro di un anno. È una mentalità che si costruisce nel questo tempo. Questo è un esempio di gran difesa. E quindi io mi riferisco anche a quei giocatori che magari inizialmente possono non aver, come dire, evidenziato, palesato una grande attitudine alla difesa, ma anche questa vi posso garantire che si può costruire. E poi c'è il discorso offensivo. Molto spesso il grosso pubblico, che poi non è che sia costituito da tanti addetti ai lavori, è portato più a valutare il giocatore in base ai punti realizzati, che è quanto, se mi consentite, di quanto di più sbagliato ci possa essere. Il giocatore va visto nella sua completezza, nella sua globalità, e quindi anche dal punto di vista diciamo, dell'apporto offensivo. Perché se fosse per questo, allora dovremmo giudicare negativamente Claudio Ondoia, che ha fatto solo 8 punti in occasione della partita con Cantù, quando invece questo Claudio... Questo però vale per la maggior parte degli spettatori, cioè purtroppo di coloro sì, che non essendo purtroppo veramente sì, competenti, purtroppo ritengono sì, che segnar tanto equivalga a dare purtroppo, una buona purtroppo prestazione. Sì. Però ecco, non possiamo assolutamente valutare negativamente il lavoro che ha fatto per esempio Claudio, solo perché ha realizzato 8 punti. Francesco, vuoi aggiungere qualcosa alle valutazioni del coach?
Sicuramente la difesa ieri l'abbiamo vista, e proprio l'intervista con coach Bucchi ne abbiamo anche parlato. Brindisi per 2-3 volte ha costretto Cantù a morire col pallone tra le mani, cioè passati 24 secondi Cantù ha dovuto tirare proprio un tiro forzando. Probabilmente abbiamo visto la non difesa nelle prime azioni quando Mazzarino ha fatto un gioco a due con Taius, è andato a schiacciare, ma poi abbiamo visto tanta difesa, giocatori che si sbattono dal primo all'ultimo minuto, tagliafori, i piccoli che vanno a ruotare, comunque la difesa si è vista, un fondamentale importante, lo diceva Antonio, sicuramente spesso il non addetto ai lavori dice ecco Gibson ha fatto 29 punti, Viggiano ne ha fatti 4, ne ha fatti 5, e Viggiano non è buono, però si va a vedere anche quanti punti ha fatto il diretto avversario, quanti palloni sono stati recuperati, come abbiamo detto di Reynolds, per cui Brindisi sta dando anche tanto dal punto di vista difensivo e penso che anche le altre squadre se ne siano accorte. È venuto il momento di sentire Massimo Ferrarese, visto che parlavamo di questa società, una storia cominciata proprio quasi 10 anni fa ormai con Massimo Ferrarese, la sua soddisfazione dopo la vittoria con Cantù. Massimo Ferrarese, per la serie, e chi poteva immaginarlo tanti anni fa? Ma sicuramente chi poteva immaginarlo, ma quando abbiamo pensato di portare avanti questo bellissimo sogno, chiaramente sognavamo e quindi pensavamo di arrivare dove siamo arrivati. La grande soddisfazione che abbiamo, che tutto il pubblico si è presa quel giorno con il Montepaschi, oggi un'altra grandissima soddisfazione con una squadra fortissima e con un coach che qualche volta qualche cosa la deve pure lasciare, insomma nella vita bisogna anche saper perdere, e oggi è accaduto questo da parte loro. Io sono veramente molto soddisfatto, una bellissima partita, abbiamo dei gran bravi giocatori e anche quando non sono gran bravi in una partita ne entrano altri che fanno la differenza, quindi vuol dire che veramente il risultato di quest'anno è dovuto a una squadra, tutta grande squadra, che sicuramente ha i tiratori, sicuramente ha quelli che fanno impazzire di più il pubblico, ma conserva dentro al roster grandi sorprese ad ogni partita. La sintesi perfetta è un grande gruppo a questo punto. Ma il grande gruppo nella vita, così come chiaramente nello sport, se non c'è un gruppo non si va da nessuna parte, se non c'è l'amalgama, se non c'è la voglia di lavorare insieme, così come accade anche nelle aziende, nelle imprese, accade ovunque, quindi nello sport soprattutto, il gruppo vince e questo gruppo è vincente. Mi sento di dire oggi al coach, a differenza di quello che altri miei soci chiedevano all'inizio del campionato, io mai, dove chiedevano la salvezza, oggi mi sento di chiedere qualcosa in più, perché se lo merita lui, che è veramente un bravo tecnico, e se lo meritano i nostri ragazzi. Speriamo che sia d'accordo il coach a questo punto. Sicuramente è d'accordo, è un vincente, non è venuto qui soltanto per salvarsi, di questo siamo certi. Molto ottimista il patron Massimo Ferrarese, ma ormai non parlerei più di patron perché questo bellissimo gruppo di soci, ognuno ha la propria responsabilità, il proprio peso, ma Ferrarese, devo riconoscere, e noi lo abbiamo raccontato e documentato, Francesco, ha veramente scritto la storia agli albori di questa società, dall'umile partecipazione al campionato di Serie B ai fasti della Serie A, ed è una situazione veramente straordinaria. Arriva un SMS che prevede, anzi richiede una premessa, perché dopo tante settimane Max Di Bello, che possiamo anche assimilare, oltre ad essere un appassionato di basket, a buon collega perché ha condotto trasmissioni in altra sponda televisiva, ha messo a posto l'antenna a casa e riesce a vedere Terzo Tempo e quindi può seguirci attentamente. Ci manda un SMS con i saluti e noi lo ricambiamo ovviamente. Un saluto agli ospiti presenti, colgo l'occasione per fare i complimenti al capitano, uomo e giocatore come pochi. Entrare in campo e riuscire a dare il massimo fin da subito per tutto il minutaggio in campo non è qualità comune a tutti, ma è dote di pochi. Bella trasmissione e buon proseguimento di serata, Max Di Bello. Insomma, questo capitano raccoglie molti complimenti. Vedo. Ringrazio Max, che ho avuto anche l'occasione di condividere una trasmissione con lui. E dette da lui comunque sono parole che hanno un valore ancora più importante. L'ultima testimonianza che vi proponiamo, poi andremo in chiusura di trasmissione, daremo uno sguardo alle immagini di Roma-Milano e poi parleremo della prossima giornata, c'è Venezia-Brindisi che incombe, oltre al voto, oltre alle votazioni, è l'intervista realizzata con il collega della RAI, Marcello Favale, puntuale testimone di situazioni così importanti ed esaltanti per il basket brindisino. Sentiamo.
Marcello Favale, che peraltro da ex giocatore di basket, è vero Francesco, segue con grandissimo entusiasmo, con particolare attenzione, il fenomeno cestistico brindisino, e non abbiamo perso occasione per sentirlo ieri sera nel Palapentassulia. Con il collega Marcello Favale della RAI per commentare questa serata così particolare per la pallacanestro brindisina. Battere Cantù non è cosa di tutti i giorni. Marcello. Effettivamente è una bella vittoria, soprattutto in prospettiva, da sprint a tutto l'ambiente, da carica ai ragazzi che hanno fatto una bella partita. Io ho visto oggi per esempio Grant in certi momenti essere decisivo. Questo ragazzo avrebbe bisogno di maggiore fiducia dei propri mezzi, soprattutto in difesa lo ha fatto. Però devo dire che mi ha sorpreso negativamente Cantù, insomma 24 palle perse sono veramente tante per la squadra, e mi ha sorpreso positivamente la reazione di tutti i giocatori, guidati da Capitan Doia, che ha dato il momento peggiore, ha dato la spinta per poter fare. E i punti anche. E i punti naturalmente, non solo la spinta. Poi è stata gestita bene da Bucchi, devo dire, perché all'inizio l'area pitturata sembrava terra di conquista per Cantù, quindi i lunghi sembravano dover mangiare dentro l'area pitturata, poi invece pian piano se ne sono scesi. Qualche cosa da rivedere c'è, però devo dire che il carattere non manca a questa squadra. Marcello, pur non regolarmente, tu hai seguito l'escalation di questi ultimi 8-9 anni a questo punto. Un'impressione sul fenomeno cestistico brindisino? Ma io ritengo che questa società ha dato veramente tanto tanto al basket, ma non solo brindisino, pugliese, perché avere una squadra in Serie A a questi livelli, con questi giocatori, significa aver programmato molto intelligentemente, aver utilizzato gente che capisce di pallacanestro, certi acquisti magari non sono stati tutti migliori in questi anni, però è una squadra si costruisce naturalmente attraverso una serie di anni. La squadra dell'Enel Brindisi di quest'anno è stata costruita in questo modo, e se continueranno, e non credo che ci siano possibilità che non continuino in questo modo, il basket a Brindisi non dovrà scendere meno da dove è arrivato. E al giornalista chiedo un vanto per tutta la regione, per la Puglia. Non ci sono dubbi, l'avevo detto in anticipo, questo ha dato tanto al basket, a tutto il basket pugliese, ma non solo al basket, perché avere una squadra come il Brindisi che gareggia con le migliori d'Italia, perché sia al Final Eight che adesso vediamo che Brindisi è a livello delle migliori d'Italia, e io spero che arrivi anche ai playoff, significa una spinta forte anche sul piano sociale per la città di Brindisi. Valutazioni da parte del collega della RAI Marcello Favale che vanno ben oltre l'aspetto tecnico, evidentemente, perché qui è un fenomeno che merita di essere analizzato, commentato e sottolineato. A proposito di RAI, rapidamente, perché il tempo stringe per questa puntata di Terzo Tempo, andiamo a sentire il commento finale del collega Eddie Dembischi, ma soprattutto di coach Stefano Michelini, nei secondi conclusivi della partita che Roma ha perso in casa con Milano ieri sera con la diretta televisiva. Roma ha perso un'occasione oltre ad aver perso la partita. Sentiamo il commento del collega Dembischi e di coach Michelini. Hairston per Radosic, che arriva a rimorchio. Possiamo anche scrivere la parola fine su questa partita, perché Milano adesso ha più 13, Roma mullato, ha deciso anche di non spendere il proprio fallo. Coach, segnale importante nella stagione dopo l'uscita dalla Coppa Italia per l'Emporio Armani, che adesso con Radosic va a togliere probabilmente l'ultima speranza, ammesso che ce ne fosse ancora una per la squadra di coach Calvani. Ottava vittoria in trasferta, quinta in campionato consecutiva. Per morale certamente ci vuole. Roma, coach, sapeva già perfettamente che oggi senza Datome sarebbe stata difficile. Chiaramente ci sono ancora i secondi da giocare. Arriva un'altra stoppata di Leon Radosic in aiuto. Non cambierà sul risultato di questa partita, che possiamo già parzialmente iniziare a commentare. E Milano se l'è costruita con un primo quarto dove si è passato molto bene la palla, anche sbagliando facili tiri e sfruttando al meglio quell'iceberg di tensione che aveva Roma sulle spalle, e poi resistendo alla veemente recupero di Roma, che però nei momenti importanti non è stata lucida. Milano così riprenderà in classifica proprio Roma, e anche se prendendo la pari punti, l'abbiamo già detto nella prepartita, di fatto la supera andando 2-0 in stagione dopo il risultato già vincente dell'andata. Avrà chiaramente tanto dispiacere questo ragazzo nella mente e nel cuore per non essere riuscito a giocare questa sera, però
arriva una partita forse troppo più importante contro Caserta la prossima settimana. Come ci diceva coach Calvani prima della partita, per noi, inteso come Roma, forse conta più quella, visto che ancora guardiamo le squadre che ci sono dall'ottavo posto in giù, che non a quelle che ci stanno davanti. Radosevic chiude la sua buona partita con la schiacciata in contropiede che vale il più 13 per Milano, che alla fine vince 79-66, anche se Roma ovviamente cercherà l'ultima conclusione da lontano della partita. Anzi no, ci rinuncia con Jordan Taylor, arriva comunque fuori tempo massimo. Roma battuta in casa da Milano dunque in un Palla Tiziano stracolmo. Io non oso immaginare, caro capitano e caro Pino Giove, che cosa succederà quando il 21 aprile, che non sarà solo il giorno della sfida Acea-Enel, scontro fra aziende che si occupano di energia e quant'altro, ma sarà anche il Natale di Roma, cioè il giorno della nascita di Roma. Quanti brindisini ci saranno nel Palla Tiziano? Che dici, Claudio? Quelli che ci stanno dentro il palazzetto, 4.000. Battiamo il record. Beh, il record è stato battuto quando proprio in apertura di campionato, due stagioni addietro, nel Palla Lottomatica, 2.500 brindisini andarono ad assistere a una brutta sconfitta, purtroppo. Però erano 2.500. Pino, quanti saranno? Scommettiamo sulle presenze. Guarda, secondo me minimo 1.500. Ma non so dove andremo, perché tra il pubblico romano, che sicuramente sarà presente... Io sono convinto. Io giocherò in casa perché dormirò a casa. Tu stai a casa, però io comincerei a vedere un po' se Roma mette in vendita i biglietti già da adesso, perché ci sarà un accaparramento di biglietti. Purtroppo temo che non ci sarà posto per tutti. Voglio dirti che quando giocavamo 2 anni fa in Serie A, io personalmente, attraverso la famiglia, acquistai non meno di 30 biglietti per i tanti amici che avevano bisogno di assistere alla partita. Va bene, commento su Roma-Milano. Roma che sta facendo comunque un buon campionato, Milano che sta risalendo e come. Claudio. Sì, questa partita qua è... Senza Datome, Roma senza Datome. Roma aveva una partita molto difficile. Magari anche il punteggio può ingannare un po', perché Roma è stato a contatto fino... Meno 6 nel finale. Sì, fino alla fine è stato a contatto, poi dopo hanno un po' mollato verso la fine. Milano, se gioca a pallacanestro, se inquadra veramente, è la squadra che tutti sappiamo. Sentiamo il coach d'amore. Coppa a parte, Milano sta vincendo, sta recuperando. A questo punto, in uno scenario di classifica che viene proiettato verso i play-off, sono cambiati i valori? Pesaro che batte stasera a Montepaschi e in testa comunque Varese e Sassari. Ma sicuramente, parlo di Milano, il fatto che abbia cambiato in corsa qualcosa ha giovato moltissimo, soprattutto in cabina di regia. Non dimentichiamo... l'inserimento di Marcus Green ha portato grosso giovamento soprattutto sull'asse play pivot. Poi la grande stagione che sta disputando Keith Lanford, che si sta rivelando veramente un giocatore fra i più forti in Europa. E poi devo dire il buon Antonio Fossis, giocatore ellenico che pareva stesse già con le valigie pronte per Atene, invece contro Roma ha veramente disputato una partita monster. Siamo in chiusura di trasmissione, c'è il tempo per uno sguardo al programma della quinta giornata, poi ne mancheranno 10 e sarà un terzo di stagione che servirà per completare la griglia playoff, per dire molte cose in chiave salvezza. Eccolo il programma della prossima giornata, si gioca al mattino, tutti in campo domenica 24, si vota, lo ricordo, è importante. Al mattino alle 12 c'è Reggio Emilia Armani Milano ed è un'altra verifica importante per la squadra di coach Sergio Scariolo. E al pomeriggio alle 18.15 Siena-Biella, Sassari-Pesaro, Bologna-Avellino, Venezia-Brindisi, Cremona-Montegranaro, Caserta-Roma, il posticipo è Cantù-Varese, Granderby. Francesco, questo Venezia-Brindisi, quali insidie riserva a Claudio Ondoia e ai ragazzi dell'Enel? Beh, Venezia, dopo la pessima partita, la pessima prestazione contro Sassari, sicuramente si vorrà rifare, soprattutto davanti al pubblico amico. Una buona squadra formata dagli ottimi esterni, Clark, uno su tutti, poi ci sta Diawara, che ricordiamo benissimo la gara di andata, forse... Brutta sconfitta l'andata per Brindisi. Brutta sconfitta e partita della vita per Diawara, sì, che ha messo, metteva canestri impossibili. Poi giocatori esperti come Marconato, come Bulleri, che sicuramente non godono di un alto minutaggio, però sono sempre giocatori che conoscono il campionato di Lega A. Una buona partita la deve fare Brindisi, soprattutto devono essere tranquilli, un buon approccio sin dal primo minuto. L'Enel ha dimostrato che non è seconda a nessuna, che se la può giocare con la primissima e anche con l'ultima in classifica, giocarsela punto a punto. Però sappiamo, ogni partita ha una storia a sé.
il capitano deve raddoppiare quello che ha fatto domenica, non 8 ma 16, per cui speriamo bene. Mettiamo sta firma. Voi mi dite quello che devo fare, io lo faccio. Lo faccio. Pino, in poche battute abbiamo già un'idea delle quote che potremo vedere. Secondo me saremo più o meno quotati alla pari, nel senso che non ci sarà una squadra più favorita dell'altra, sarà una partita equa. Molto equilibrata, anche sul piano delle quotazioni. Finisce qui questa puntata di Terzo Tempo. Grazie di cuore a capitano Claudio Ndoia per le cose che ha detto, per il contributo che ha garantito a questa puntata e soprattutto per quello che rappresenta in questa bellissima realtà che si chiama New Basket Brindisi. Grazie a Pino Giove, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. E a nome della società io credo di poter dire grazie per il sostegno garantito alla New Basket e grazie, grazie a coach Antonio D'Amore, puntualissimo grazie nelle sue valutazioni tecniche. E altrettanto devo dire con enorme piacere per Francesco Guadalupi. Noi ci vedremo lunedì prossimo, perché lo ricordo ancora, la trasmissione non andrà in onda, si vota e dunque spazio alle valutazioni elettorali in diretta qui come altrove. Ci rivedremo dopo Brindisi-Sassari e contiamo di avere con noi, è un impegno che vogliamo far assumere direttamente alla Presidenza, coach Piero Bucchi per fare il punto della situazione. Grazie a tutti voi per l'attenzione, Caterina Cozzolino in redazione, alle camere Ennio Brogna e Adolfo De Vitti in regia. Un saluto affettuoso ad Alessandro Mauro, a presto, arrivederci.